si traduce in campo con idee, tattiche realizzate. Ecco, che cosa in questo momento, in vista di Verona, non bisogna dimenticare di saper fare o di aver fatto? Bah, buongiorno, ma prima di tutto è non perdere le motivazioni, mi viene da dire, perché sono tanti, sono forse il motore dei risultati di qualsiasi squadra, al di là delle qualità. E, sappiamo che non è facile, sarebbe un peccato non dar continuità a quello che stiamo facendo, a quello che i ragazzi stanno facendo. Per certi aspetti arriva ora il difficile, perché ora dobbiamo raschiare dentro il nostro barile delle motivazioni, tirarle fuori tutte da qui alla fine, per rimanere attaccati al carro delle squadre che sono lì con noi. E non sarà semplice, però ce la vogliamo mettere tutta, perché mancano 10 partite e vogliamo ottenere più punti possibili. Domani sarà una partita molto difficile. Ecco, in cosa ti conforta questo momento del Sassuolo? Il fatto che l'infermeria si sta svuotando, si è svuotata, il fatto che le idee sono entrate, il fatto che contro una squadra come il Verona, che ricorda quella che ha appena affrontato, punti sul palleggio, punti per cercare soluzioni per uscire via, per non farsi aggredire troppo, che cosa? Ma una cosa che mi è piaciuta di più la partita precedente, così mi allaccio anche alla prossima partita, perché l'idea di gioco è simile, gli arbitri sono diversi, perché ovviamente sono due squadre diverse, però l'idea è simile, che la squadra ha raggiunto una certa consapevolezza anche contro un'idea di gioco totalmente opposta alla nostra. Difficile da affrontare, difficile da giocare contro. Poi c'è il Verona. Il Verona, mi permetto di dire, che è una squadra diversa in casa. Fanno due campionati diversi, in casa e fuori casa. Il Verona nelle ultime 6 partite in casa ha vinto 3 volte, pareggiato 2 e perso una sola partita. Ha fatto 14 punti su 19 in casa, 11 punti da gennaio ad oggi. Questo la dice lunga sul valore del Verona in casa, che è diverso dal Verona fuori casa. Quindi domani dovremo essere molto prestativi, consapevoli come siamo stati nella partita precedente, motivati più della partita precedente. Un'ultima cosa, se c'è qualche dubbio o qualcuno che va a cacciare con meno, qualche situazione da monitorare da qui a domani? Ma più che dubbi per acciacchi è i dubbi per le motivazioni, perché non escludo di cambiare qualcosa se qualcuno non dimostra anche oggi di voler giocare e di voler dar continuità. Passa tanto da questo, perché affrontiamo una squadra che non molla mai, una squadra che ovviamente giocherà alla morte, perché come ho già detto in casa fanno il loro 80% dei punti, ad oggi hanno fatto l'80% dei punti e hanno un obiettivo importante, e domani per loro sarà una partita molto importante. Se non pensiamo che anche per noi lo sarà una partita difficile, quindi non escludo di cambiare, se no è anche tanto se non vedo in allenamento la volontà e la determinazione che serviranno domani. Posso dire un attimo un'altra battuta? Forse è stato questo tuo modo di giudicare, di vagliare, di mettere alla prova i giocatori, forse una delle chiavi di lettura dell'ultimo? Ma non lo so, per me sono opportunità, come ho già detto, tutte le situazioni. Sicuramente siamo usciti da una situazione difficile per merito della squadra, del gruppo e probabilmente anche delle scelte, anzi sicuramente, ma le scelte devono essere supportate dal gruppo, perché altrimenti le scelte vengono meno, no? Vengono lette con più negatività che positività. E ora inizia la parte finale del campionato, è iniziata secondo me contro il Torino la parte finale del campionato per noi, e non escludo di stravolgere tutto se vedrò che chi ha giocato di più non avrà le stesse motivazioni che ha avuto finora, di far sostituzioni a fine primo tempo, perché dobbiamo intraprendere un altro cammino che è collegato a quello che abbiamo interrotto prima della sosta e prima della partita col Torino, ma allo stesso tempo dobbiamo dare più continuità possibile nelle motivazioni e nell'atteggiamento. Grazie. Grazie. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, si parla di motivazioni, che sono, diciamo, credo che tu hai avuto e che ti ha dato ragione, quei risultati che stanno arrivando, e per cui volevo agganciarmi a quello che faceva prima il mio collega, ovvero per cui c'è da aspettarsi un colpo di scena anche nella prossima partita per la scelta dei giocatori. Ma ripeto, non vuol dire che questo,
quello che ho detto significa che, che cambierà tanto nella formazione, non lo so. Ho decisamente dubbi su quanto saremo motivati, e lo voglio vedere oggi in allenamento, perché per me la partita di domani vale tanto. Cioè, magari al di fuori può sembrare che valga tanto per il Verona, per il Sassuolo un pochino meno, poi in base al risultato diranno avevo ragione oppure no. Per noi vale tanto e lo dobbiamo mettere in campo, ma lo dobbiamo mettere in tutti gli allenamenti. E se vedrò le stesse cose che ho visto nella preparazione delle partite precedenti, ovviamente andrà da sé che, visto che la squadra sta facendo bene, ci sarà decisamente contenuto nella formazione. Se oggi non noterò quelle cose, non escludo di cambiare anche diversi giocatori. Stai motivando moltissimi ragazzi, dicendo che appunto finché c'è la possibilità bisogna crederci in questa Europa. Questo credo che sia veramente importante. Fortissimo questo. L'hai detto tu, o sbaglio? No, io ho parlato di mantenere o migliorare la classifica, non ho mai parlato di Europa da quando sono arrivato a Sassuolo, perché credo che non sia alla nostra portata in questo momento e in questa stagione. Poi dobbiamo credere che una posizione si può scalare, che due posizioni, se ne conquisti una, la puoi scalare, però un passo alla volta, come abbiamo fatto quando dopo tre sconfitte consecutive alla ripresa a gennaio ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto una partita alla volta riusciremo a risalire. Ci siamo riusciti e ora sarebbe un peccato non continuare con lo stesso atteggiamento. Infatti volevo riagganciarmi la mia domanda, che era questa, cioè nel senso che nel momento in cui voi andate probabilmente contro l'Eros a giocarvela a Ventegoni, poi si ritorna in casa che c'è la Juventus a bocce ferme, come si suol dire, a quel punto forse si riuscirà a capire meglio che tipo di campionato possa avere questo Sassuolo. Ma il campionato ancora è lungo per quanto ci riguarda, 10 partite vuol dire 30 punti, quindi sono tantissimi, sono enormità, ovviamente è cosa per pochi e forse per nessuno 30 punti, quindi non conta la Juve, conta il Verona, ci sono 3 punti in palio, il Verona li vuole ottenere a tutti i costi, perché come ho già detto in casa su 6 partite giocate, disputate da gennaio ne ha persa solo una, vinte 3, pareggiate 2, quindi vuol dire che è molto difficile vincere la Verona, cioè è riuscita solo una squadra su 6 nel girone di ritorno, e quindi dovremmo essere prestativi e pensare solo a questa partita per ottenere il massimo dalla prestazione e dal risultato. Ok, l'ultima domanda, puoi anche non rispondermi, cioè con tante scadenze non voglio sapere se sarà filmato o no, mi interessa sapere piuttosto se questa trama tu stai nuovamente sulla panchina del Sassuolo, e quale sarà la tua aspirazione e soprattutto cosa deve fare la società per arrivare a questo obiettivo? Ovviamente preferisco parlare del Verona in questo momento, e come ho già risposto altre volte dico che è giusto che chieda dalla società in questo momento, perché l'allenatore pensa al presente e alla preparazione della partita, poi a futuro ci si può pensare, ma i primi doverne parlare credo che debbano essere dirigenti. Grazie. Mister, io vorrei parlarti di Pinamonti, che è tornato, ha fatto gol. Non voglio tornare tanto nella polemica, le sue frasi con Mancini sulla convocazione di Retegui, sì. Ma qual è il valore oggi di Pinamonti? Cioè, in un momento dove oggettivamente gli attaccanti italiani per la nazionale o in generale gli attaccanti titolari in Serie A ce ne sono molto pochi, Pinamonti come lo collochi? È arrivato molto pagato, un po' di difficoltà, sta ritrovando campo, in che momento è, dove lo collochi anche in vista della nazionale? Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Visto che tu non ne vuoi parlare, io approfitto ulteriormente per dire che le parole di Andrea sono state strumentalizzate, non ha detto quello che è uscito, perché comunque il titolo è sempre un titolo diverso dalle parole, e realmente sono state molto strumentalizzate, perché le parole di Andrea non erano critiche verso le scelte, però qui mi fermo su questo. Per quanto riguarda Pinamonti, insomma, per quello che stavi dicendo, parlare del nazionale è precoce, ora lui deve dimostrare di essere centravanti, di guadagnarsi i meriti di essere centravanti del Sassuolo. È arrivato con grandi aspettative,
sta facendo discretamente, può far meglio, sì, ma anche la squadra sta crescendo, quindi se la squadra cresce è normale che gli interpreti crescano con la squadra e con le prestazioni. Dove può arrivare dipende da quanto lui ci mette di suo nel volersi migliorare. È un ragazzo che ha l'atteggiamento giusto, è un ragazzo mediamente maturo per l'età che ha, è un ragazzo che deve fare ancora molta strada, perché è il secondo anno, tra virgolette, in Serie A da titolare, tra virgolette. Il primo l'ha fatto l'anno scorso con un sistema di gioco diverso, quindi una squadra diversa, e quest'anno qua. E sono abbastanza contento, credo che abbia margine di miglioramento importante se si convince lui, perché per me può fare decisamente meglio, e se si confermerà e si migliorerà è destinato ad altri palcoscenici. Ad oggi deve sudare per meritarsi la maglia ogni settimana. Mister, prima lei accennava a quello che vorrebbe rivedere, cioè quello che le è piaciuto nella gara di Torino, c'è qualcosa invece che non vorrebbe rivedere contro l'Hellas Verona? Ma l'unica cosa che se devo andare a cercare un pochino il difetto, fermo restando che cioè, è stata una partita equilibrata, quindi non è che noi abbiamo strameritato, potevamo fare anche meglio, sinceramente. Forse dove potevamo far meglio è nella parte del secondo tempo dopo il gol annullato. Lì siamo un pochino calati. E il Torino ha ripreso un pochino campo, cosa che invece prima del gol annullato non c'erano i presupposti perché il Torino riprendesse campo. Sarà una partita diversa perché l'ambiente sarà diverso, perché quando giochiamo in casa contro una squadra del nostro livello l'ambiente è diverso rispetto ad andare fuori casa in un ambiente come Verona. L'atteggiamento del Verona sarà simile a quello del Torino. Verona si gioca una fetta importante del loro campionato, e quindi noi dobbiamo avere lo stesso loro atteggiamento e crederci sempre, al di là delle difficoltà che ci saranno, al di là della partita come si metterà, al di là degli episodi. E se quindi se devo andare a ricercare una cosa per migliorarla, non andare dietro agli episodi, perché noi lì abbiamo un pochino calato il nostro furore, ma ci poteva stare. Se vogliamo ottenere di più, no, lo dobbiamo superare questo. Posto? Posso chiedere una curiosità? Solo una curiosità su una domanda. Sì, una domanda, se posso capire. Sul lavoro che fanno queste squadre, no? Juric, anche in questo caso Bocchetti, esatto. E il lavoro sugli esterni, qualche volta dimmi se era un problema lo scivolamento sugli esterni quando prendono campo l'avversario. Sì. Da una parte c'era, forse dipende dalle caratteristiche dei tuoi giocatori, a destra o a sinistra. Sì, vabbè, a parte colgo l'occasione con l'ultima domanda, visto che hai nominato gli allenatori, l'allenatore della squadra avversaria. Sono contento di ritrovare Zaffaroni, perché pochi anni fa noi allenavamo entrambi in Serie D. Mm. Al Borgosese e la Caronnese, e quindi poi a Limolese, lui al Monza, e quindi ritrovarlo sarà un piacere. Siamo colleghi da tempo delle categorie più basse, e forse ci farà anche strano ritrovarci in Serie A, mi farà piacere. E per quanto riguarda l'atteggiamento nostro in funzione del sistema di gioco avversario, ecco, lì dovremmo essere ancora più prestativi che col Torino, perché in alcune scalate magari siamo stati un pochino meno bravi contro il Torino. Sicuramente l'ampiezza, la doppia ampiezza, perché loro delle volte sono molto più verticali di noi, quindi noi magari pensiamo a cercare di più fraseggio. Una squadra come il Verona e anche quella precedente come il Torino cerca più gioca su traiettorie o verticali o cambi campo, e quindi dovremmo essere bravi a chiudere le traiettorie interne, chiudere i passaggi vicini, ma allo stesso tempo coprire bene il campo per non farci trovare l'inferiorità numerica su un cambio campo, su una verticalizzazione, perché loro sanno essere molto bravi su questo e hanno le caratteristiche giuste per metterci in difficoltà. Grazie. Grazie. Come sempre rispondi di calcio. Ho letto. No, in effetti.